Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Conte sta facendo i suoi stati generali ideati da lui senza prendere consiglio e senza consigliarsi con la sua maggioranza, che per questo è furente. E intanto se è senza le opposizioni questo evento. Conte li chiama, ma è gelo. Quindi resta gelo tra Conte e il centrodestra. Gli stati generali sull'economia aprono i battenti senza le opposizioni. E il Premier prova a lanciare un ramoscello d'ulivo per ricucire lo strappo. Ma Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia rispondono picche, almeno per adesso. Fatti concreti, non inutili passerelle, dice Matteo Salvini. Nell'indirizzo di saluto di questa mattina, oggi a Villa Doria Pamphili, per presentare il progetto di rilancio, Conte fa un primo appello a Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani per tramutare la crisi in opportunità e rimuovere anche gli ostacoli che hanno frenato la crescita italiana durante l'ultimo ventennio. Abbiamo messo a punto un piano di rilancio che va realizzato anche con il pieno coinvolgimento di tutte le forze politiche, sociali e produttive del paese. Da qui la promessa che tutta la settimana prossima sarà dedicata a una interlocuzione serrata con tutti gli esponenti e tutte le personalità della società civile e delle forze produttive e sociali. Il Premier ribadisce il concetto con più forza in serata nel corso di un punto stampa a fine giornata inaugurale, dice chiedendo collaborazione in particolare sul Recovery Fund, coinvolgendo le opposizioni sul piano di rilancio. È d'obbligo, dice. Sul Recovery Fund poi c'è ancora da lavorare. Chiedo di lavorare per darci una mano nell'interesse nazionale. Vi prego, vi riconoscerò pubblicamente questo aiuto, intervenendo anche con i partiti con cui avete rapporti in Unione Europea. Ma la risposta di Salvini è molto fredda, che era in Calabria, dice ambiente, lavoro, infrastrutture, tra cui ponte sullo stretto e statale 106, problemi dei pescatori e degli agricoltori. Ho preferito, dice, oggi essere a Reggio Calabria piuttosto che in una villa romana con i VIP di Conte. Sulla stessa linea Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, che dice gli stati generali si aprono con i rappresentanti di Commissione europea, BCE e Fondo monetario, cioè la cara vecchia Troica. Sono sempre più fiera di non aver accettato di partecipare a questa assurda messa in scena. E poi aggiunge, mentre il governo è riunito a Villa Doria Pamphili per raccogliere proposte e idee, molti italiani aspettano ancora la cassa integrazione di marzo. Repubblica, pubblica molte testimonianze drammatiche di chi si è ritrovato di colpo senza una fonte di reddito e ancora oggi ha ricevuto solo molte promesse, ma nessun sostegno. È la stessa cosa identica che dice Matteo Salvini. Ma da Forza Italia, per bocca del Presidente dei Deputati, Maria Stella Gelmini, dice: al paese servono fatti concreti, non inutili sfilate. Rincara la dose la senatrice Licia Ronzulli. Ma attenzione, Tajani non dice le stesse cose. Ma vediamo intanto cosa dice Licia Ronzulli. Conte e il governo incapaci di guidare il paese, di dare risposte concrete. Sprecano tempo e denaro con inutili passerelle. Preferiscono mantenere la consegna del silenzio. Silvio Berlusconi e Antonio Tajani, perché? Perché parlano gli altri e Tajani e Berlusconi non parlano? Prima di tutto Tajani non parla perché è il portavoce di Berlusconi, non è la linea del partito la decide Silvio Berlusconi, seppur a Nizza. Quindi Tajani parla solo di quello che è autorizzato a parlare da Berlusconi. Quindi non, quando si riuniscono Meloni, Salvini e Tajani. In realtà i veri capi politici sono due, Meloni e Salvini, ma Tajani è un portavoce, è rappresentante di Forza Italia, ma non è quello che ha l'idea. Ogni cosa la deve chiedere a Berlusconi, quindi capite che non può prendere decisioni in autonoma, ma quando arriva e parla con gli altri due capi politici, capite che lui ha delle cose che può dire e altre che a cui non può commentare perché deve riferire a Berlusconi.
Ed è proprio per questo che Tajani non dice niente. Berlusconi non dice nulla, anche se ha perfettamente capito il comportamento del governo qual è, ma Berlusconi a tutti i costi deve mostrare la sua collaborazione, anche se la collaborazione è una farsa, nel senso che non per chi collabora, ma dall'altra parte c'è un finto ascolto. E adesso comunque Conte sta chiedendo spasmodicamente l'aiuto del centrodestra semplicemente per scaricargli le colpe future dell'economia che andrà male, e soprattutto perché teme di essere sostituito e cerca di fare una sorta di stato generale, una sorta di governissimo informale, perché un governissimo formale vedrebbe comunque un altro presidente del Consiglio con tutti i partiti politici. Quindi lui ha sempre detto: non c'è bisogno di mettere Draghi o un'altra persona, basto io, bastate che adesso tutti vi parlate in maniera informale, facciamo una specie di governissimo finto e poi comunque continuo a decidere io, e poi gli scarico addosso tutte le colpe dicendo: beh, comunque c'eravamo tutti, abbiamo deciso tutti insieme, quindi non si può dire colpa di Conte o colpa del governo, è colpa di tutti. E per fortuna il centrodestra ha capito la trappola giuseppiana e così si è allontanato. Intanto Conte dice: non sprecheremo un euro, quindi non sprecheremo un euro, lo assicura Conte, a margine degli stati generali dell'economia. Non ci accontenteremo del ripristino della normalità. L'Italia vuole migliorare, ha scandito annunciando che alcune somme sono già a disposizione, altre però dobbiamo deciderle, e per la redistribuzione delle somme se non abbiamo progetti concreti. Misure di impatto non andiamo da nessuna parte. Quanto ai fondi europei, Conte ha ricordato che la prospettiva delle risorse non è immediata, anche se c'è la possibilità di avere alcune somme anticipate in autunno. Il grosso dei finanziamenti arriverà l'anno prossimo. E insiste sull'opposizione che può dare una mano, ma attenzione, voi capite che intanto questi soldi arriveranno tardi, e sulla cassa integrazione, che la stanno aspettando da marzo, tutto marzo, aprile, maggio, giugno. Normalmente per ricevere la cassa integrazione in tempi normali ci vogliono 3-4 mesi. Conte aveva assicurato che in questo caso era un fatto emergenziale, sarebbe arrivata la cassa integrazione in maniera quasi immediata. E Tridico, il presidente dell'INPS, dice: venerdì, lunedì, non dice mai di quale settimana, ma dice: venerdì prossimo e lunedì arriveranno, e non arriva mai niente. Il sospetto è che non sia una lentezza degli impiegati o dell'INPS, le procedure fatte a mano, perché il paese burocraticamente e digitalmente fa pena, ma il sospetto mio, non l'ho letto da nessuna parte, è che non ci siano i soldi per pagare la cassa integrazione a tutti, che a una parte è stata pagata, ma ad altri no, per il semplice fatto che non ci sono i soldi disponibili. L'INPS non ha i soldi per mandare questi accrediti, e voi sapete che l'Italia non può stampare, cioè mancano dei soldi, stampali. No, l'Italia, come tutti i paesi aderenti all'euro, non possono stampare moneta. Quindi o i soldi ci sono o si chiedono a prestito. E se non li hai chiesti a prestito, non ce li hai da distribuire. E se tutti i soldi che hai già stanziato li hai presi un po' qua e là, e qua e là non c'è più niente, in questi posti dove li hai presi non c'è più un euro, il barile l'hai raschiato sul fondo, qui sta per esplodere il vaso, nel senso che se si scoprisse realmente che il governo ha mentito, che non ha i soldi per pagare la cassa integrazione, dovrebbe dimettersi all'istante, immediatamente. Vedremo che cosa succederà, perché probabilmente questa cassa integrazione, visto che l'Europa non sta dando nessun anticipo, perché Conte voleva l'anticipo per pagare la cassa integrazione, visto che avevano fatto male i calcoli, cioè non pensavano che tutte queste persone potessero chiedere la cassa integrazione. Ci sono 7 miliardi in più di cassa integrazione che devono essere pagati, che il governo non ha. Vedremo quello che succederà. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti quanti.